un fiume di plastica, così viene definito il torrente Laio a Guardia Grele dalla stazione ornitologica abruzzese, che nei giorni scorsi ha depositato alle procure di Chieti e Lanciano e a diversi enti un esposto sulle condizioni drammatiche di inquinamento dell'affluente dell'Aventino. Uno spettacolo da inferno dantesco, degno del quarto mondo, scrivono gli ambientalisti, che descrivono chilometri e chilometri di sponde coperte da rifiuti di ogni tipo, compresi quelli pericolosi come le lastre di amianto. I rifiuti provengono da due discariche, Brugniti e Collebarone, poste sui bordi di un calanco ed utilizzate negli anni 70 ed 80 del secolo scorso. Da allora, senza alcun intervento di messa in sicurezza, continuano a rilasciare a valle i rifiuti. Al centro dell'esposto vi sono proprio quelli che appaiono come clamorosi ritardi e gravissime inadempienze rispetto alle procedure di messa in sicurezza e di bonifica. Sono 4 milioni e mezzo di metri cubi di fango, insieme fango, terra e insieme con rifiuti, una quantità come quasi come due volte come volume della piramide di Cheope, una situazione che ha contaminato la falda di arsenico, piombo, idrocarburi. Guardate qua, faccio vedere questi funghi che sono cresciuti in mezzo, una cosa da quinto mondo. Guardate, gli alberi sono tutti pieni di plastica ovunque.